In questo video vi facciamo ascoltare le chitarre signature di due chitarristi iconici nella storia del metal, James Hetfield e Kirk Hammett. Non sarò da solo perché tutte le parti suonate le farà un grande amico, un grande chitarrista che, diciamo, mastica molto meglio di me di Metallica, che è Gianni Vespasiano. Facciamo anche qualche cenno storico per celebrare la release, appunto, doppia di strumenti signature dedicati ai due chitarristi dei Metallica. I Metallica nascono nel 1981 a Los Angeles da Lars Ulrich e James Hetfield, che si sono conosciuti tramite un annuncio su un giornale, su una rivista. I Metallica soprattutto all'inizio prendono tanta influenza dalle band inglesi, quindi dal movimento del British Heavy Metal, quindi gli Iron Maiden, i Diamond Head soprattutto, e arrivano ad uscire col loro primo disco con Kill 'Em All. In Kill 'Em All non troviamo più Dave Mustaine alla chitarra, che andrà a formare i Megadeth, e appunto entra nel primo disco Kirk Hammett alla chitarra. Contemporaneamente anche al basso vediamo l'ingresso di Cliff Burton, e quindi arriviamo a quella che è la formazione, diciamo, più storica, possiamo dire, dei Metallica. I Metallica soprattutto all'inizio hanno rifiutato la classica trafila che portava al successo, quindi quella classica che seguivano le band, quindi nessun video per MTV, per esempio. Questo comportamento, questo e una serie di altre cose, li ha portati praticamente all'inizio ad essere ignorati dalle radio, ma davvero i Metallica erano una band che puntava tutto su tour incessanti, quindi sul suonare veramente tanto e su una grandissima, grandissima dedizione proprio alla musica, quindi alla creazione, alla scrittura della musica. E infatti hanno sostanzialmente inventato gran parte dell'heavy metal, magari poi diremo qualcosa in più. Diciamo che da Master of Puppets, che esce nel 1986 in poi, inizia la scalata che li ha portati, insomma, ad essere la band metal che ha venduto più dischi al mondo nella storia. We'll be right back.
infatti grazie soprattutto alle loro parti di chitarra, quindi chitarre che si intrecciano fra di loro, troviamo tanti esempi, per esempio di una chitarra che fa una cosa in un lato, una chitarra che ne fa un'altra nell'altro, magari nel ritornello poi si uniscono e fanno delle parti doppiate. Diciamo che ecco, hanno sostanzialmente proprio inventato, contribuito almeno in maniera molto pesante a definire il genere dell'heavy metal e del thrash metal. Infatti erano comunemente chiamati e inseriti nei Big Four insieme ai Megadeth, agli Slayer e agli Anthrax. Hanno indubbiamente plasmato tutto il movimento rock metal che è avvenuto successivamente. Ripeto, anche parlando proprio di chitarre, che è quello per cui siamo qui oggi, le parti che hanno scritto sono alcune molto molto anche impegnative da suonare. Pensiamo anche solo al downpicking che c'è nelle parti dei Metallica, ma proprio l'intreccio fra le chitarre, un utilizzo molto importante anche banalmente per esempio dello switch, quindi della posizione del pick up, dell'utilizzo di alcuni effetti, delle melodie, per esempio delle parti lead di Kirk Hammett, alla potenza esplosiva di tantissimi riff registrati con una precisione incredibile. Pensiamo che i Metallica, per esempio parlando di Master of Puppets, è stato registrato su tape, quindi su un nastro, quindi immaginate tutta quella precisione che non è frutto, come oggi potrebbe essere, di tantissimo editing su Pro Tools o Cubase o che dir si voglia, ma è frutto di una preparazione, di uno studio veramente molto approfondito sulle proprie parti ed una resa poi in registrazione veramente incredibile. Hammett lo conosciamo tutti, è uno dei chitarristi più influenti di sempre, perché suona in una delle band più influenti di sempre, quindi che ci piaccia o no ha avuto tantissima influenza nel mondo dell'hard rock, nel rock pesante e nel metal. Kirk Hammett utilizza ESP LTD da circa 30 anni, quindi questa chitarra, questa nuova chitarra signature di cui parliamo oggi, diciamo arriva dopo una storia comunque molto solida con il brand appunto ESP LTD, e si chiama KHV. Questo modello signature, appunto, che arriva sul mercato, si pone in una fascia di prezzo medio-alta, quindi al momento di questo video sotto i 2000 euro, e arriva in tre colori: abbiamo un Black Sparkle, un Red Sparkle e un Metallic Gold, che è quello che abbiamo con noi oggi qui nel video. Veramente molto bello, devo dire. Le caratteristiche dello strumento quali sono? Abbiamo una costruzione neck true body, un corpo in corina, un manico in acero in tre pezzi, tastiera in ebano Makassar a 24 tasti extra jumbo, scala da 25.5, quindi scala Fender per capirci, e a livello di elettronica troviamo dei pick-up signature, sono sempre EMG, ma sono dei pick-up un po' ibridi, non sono pick-up attivi come li abbiamo sempre, diciamo, immaginati su chitarre di Kirk Hammett, li abbiamo sempre visti anche su chitarre del genere. Si chiamano EMG Bone Breaker, sono appunto dei signature di Kirk Hammett, e abbiamo un pick up al ponte ceramico e un pick up al manico in alnico 5, quindi andiamo ad avere una definizione, un buon attacco, ma non abbiamo, diciamo, quella over presenza e over compressione di un pick up attivo che ovviamente spinge tantissimo 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 il front end dell'amplificatore.
I controlli sono quelli classici, quindi abbiamo volume, tono e lo switch a tre posizioni, e il ponte è un tone prose, cosa interessante da trovare, perché normalmente è uno di quei ponti che si sceglie per fare un upgrade a chitarre di questo tipo. Il tone prose lo utilizzano anche per dire Zakk Wylde, Slash in alcune chitarre, quindi insomma è un ponte molto famoso tra gli utilizzatori di ponte fisso, e le meccaniche sono delle LTD autobloccanti. Andando poi a parlare ancora un po' di Kirk Hammett, possiamo dire che il suo è un virtuosismo melodico, possiamo dire così, quindi è famoso infatti per i suoi assoli che sono in alcuni casi tecnici, ma anche assoli molto emotivi. Quindi sono parti molto melodiche, le ricordiamo su tantissimi brani, e questo anche grazie al fatto che Kirk Hammett utilizza anche degli elementi blues nel suo playing, utilizza tanto wah-wah anche perché è figlio di Jimi Hendrix e soprattutto anche di Joe Satriani. È uno di quei chitarristi infatti che normalmente o lo si ama o lo si odia, si parla tanto veramente di Kirk Hammett, però è vero allo stesso tempo che è innegabile la sua influenza e il suo peso specifico nella storia del metal. Questo è appunto veramente senza ombra di dubbio, non è commentabile, è un dato di fatto. Kirk Hammett quindi ha cercato anche secondo me di inserire nella band, che era molto heavy con tutte le sue sonorità, ha cercato anche di inserire un po' di melodia, quindi magari ha contribuito a creare quell'equilibrio che c'è nei Metallica tra potenza, aggressività, forza e una importante comunque parte melodica, che è stata parte integrante della storia della band e di quello che poi è arrivato a tutto il mondo con i loro brani. Come avrete capito, parliamo anche di James Hetfield e quindi della sua nuova signature. James Hetfield, possiamo dirlo, probabilmente è il frontman di band metal più famoso ed iconico al mondo, insomma sfido chiunque a non aver sognato almeno in adolescenza di essere James Hetfield, quindi insomma un personaggio che non ha bisogno assolutamente di presentazioni, tantomeno la mia. La sua signature si chiama Vulture, ha una forma a V, quindi classica, diciamo, che richiama un modello famosissimo di chitarra a V, ma ha delle differenze nelle corna, quindi non è esattamente una V. È disponibile sia in versione ESP che LTD, quindi con due fasce di prezzo diverse chiaramente. Noi in questo video proviamo quella LTD, anche per fare, diciamo, un paragone, anche se non è questo lo scopo del video, con metterla sulla stessa fascia, diciamo, della KHV di Kirk Hammett. A livello di caratteristiche, su questo strumento troviamo una costruzione set neck, un corpo in mogano e un manico anch'esso in mogano, sempre in tre pezzi come nel caso del manico in acero in tre pezzi della KHV. Abbiamo una tastiera in ebano Makassar, anche qui a 22 tasti extra jumbo, una scala differente da quella di Kirk Hammett, che era scala Fender 25,5. Qui invece sulla Vulture di Hetfield troviamo una scala 24,75, quindi scala Gibson, quindi magari uno strumento più comodo, più morbido, magari adatto a affrontare con più tranquillità ore e ore di ritmiche serrate, magari in palm muting e molto movimentate, senza appesantire tantissimo la mano, o semplicemente anche la scala preferita da Hetfield. A livello di elettronica, anche qui troviamo dei pickup signature che sono gli EMG, JHN e JHB. Ceramici entrambi, che aiutano ad avere un attacco molto deciso sullo strumento, che è fondamentale per suonare le parti di Hetfield che hanno molto 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 attacco, ma ci danno delle basse più tight, quindi non abbiamo una grande presenza di basse, che pur c'è in realtà nella storia dei suoni dei Metallica
delle chitarre unita ad una gran importante presenza anche sulle alte, però qui abbiamo un suono un po' più tight, quindi possiamo andare anche magari a guadagnare un po' sull'amplificatore, perché il pickup di per sé non ha un'estensione esagerata sulle basse frequenze, ma nasce già appunto con una filosofia molto molto tight. A livello di controlli sulla Vulture troviamo in questo caso due controlli separati per il volume dei pickup, quindi un controllo per il volume del pickup al manico e un controllo per il volume del pickup al ponte. Diciamo che il potenziometro del tono è stato velocemente, diciamo, sacrificato nel metal, non è che sia poi così usatissimo, ecco, diciamo. E poi troviamo lo switch a tre posizioni. In questo caso anche sia ponte che tailpiece abbiamo il tone pros, quindi anche sulla Vulture abbiamo il tone pros. In questo caso troviamo meccaniche autobloccanti sempre di casa LTD, quindi entrambe le chitarre hanno meccaniche autobloccanti proprietarie di casa LTD. Come chitarrista, Hetfield è, diciamo, un'icona, davvero una grande icona per il suo stile di picking, soprattutto il suo downpicking aggressivo e precisissimo, con dei riff pesanti, cattivi, incisivi e molto, anche spesso molto impegnativi da suonare, davvero molto impegnativi da suonare, e da suonare mantenendo l'incisività e la precisione e l'attacco che ha James Hetfield. Quindi non è assolutamente un chitarrista di ripiego, perché canta anche, ok, suonaci la ritmica così io faccio questo di noi, è una parte determinante del sound di Metallica, ed è un chitarrista ritmico incredibile. E il suo sound è caratterizzato da una potenza, una botta molto molto incredibile, appunto ancora un'estrema precisione e una combinazione insieme di elementi metal, hard rock, punk, insomma tutto quello che contribuisce poi a creare un chitarrista ritmico veramente 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 incredibile. Conclusione, questa linea LTD Signature dei Metallica porta sul mercato strumenti indubbiamente professionali, curati esteticamente molto, le verniciature sono davvero davvero belle, anche in generale l'aspetto e l'assetto della chitarra, e soprattutto a livello di sound sono molto convincenti, la costruzione è molto solida, intonazione, accordatura, stabilità dello strumento sono veramente caratteristiche importanti che troviamo su queste chitarre, e che appunto mi aspetto anche che fossero cose su cui avessero puntato i rispettivi padri di queste chitarre, perché appunto sono elementi fondamentali per chi vuole suonare del buon metal e ha bisogno di una chitarra, diciamo, molto molto solida alle proprie spalle. Parlando anche di caratteristiche, di fattura dello strumento, di rapporto qualità-prezzo, sicuramente sono strumenti che sanno il fatto loro, anche perché vediamo come sta andando il mercato con i vari rialzi di prezzi eccetera. Secondo me questi sono strumenti che valgono quello che costano e che danno indietro una qualità comunque molto molto importante, che appunto mi sembra correlata al prezzo che offrono. Sono chitarre indubbiamente che andranno a mettere in pericolo il portafoglio di tutti i fan dei Metallica, e questo, vabbè, diciamo, era abbastanza scontato sin dall'inizio del video. Io vi ringrazio per essere stati con me, e oggi vi ricordo ancora con Gianni Vespasiani, che ha suonato tutti i sample, davvero un grande amico e un grande chitarrista, e vi invito a mettere like al video, lasciare un commento, tutte le cose che ormai sapete venite bombardati, ma sono importanti per canali come quello di Music Off, con cui io collaboro da tantissimi tantissimi anni, quindi mi fa molto piacere se apprezzate il lavoro che c'è dietro le quinte per portarvi contenuti sempre, diciamo, all'altezza degli strumenti che poi che andiamo a proporre. Io vi ringrazio ancora e ci vediamo al prossimo video.